Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Che poi... No, no. Che poi uno si emoziona, che non è il caso. Che non è il caso. Grazie, grazie, grazie di essere qui. Grazie di essere qui questa sera, siamo quasi alla fine. Grazie a Diana, grazie alle cose che sono state dette, grazie a Sergio, al suo affetto che ho sentito così presente in tutti questi mesi. E sono 5 mesi oramai che si va avanti, no? Così. C'è quella scena di Forrest Gump, non mi ricordo a che punto è del film, che lui comincia a correre, gli prende la passione. Poi cos'è? Dopo una decina d'anni, quanto passa? A un certo punto si è creato un corteo dietro di lui, alla barba lunga, si ferma, e cosa dice? Sono un po' stanco. Si gira. E sì, ve lo dico con tutto il cuore, sono un po' stanco, ma la passione, l'entusiasmo, l'energia che questa avventura ha dato a me, spero abbia dato anche ad alcuni di voi, a molti che non sono qui, è stato qualcosa di imprevisto e per me anche di molto intenso da un punto di vista emotivo, perché poi ciascuno di noi nella vita, soprattutto quando ha superato una certa età, insomma quando si entra, si diventa uomini o donne, diciamo più adulti, più maturi, ciascuno di noi tende ad indossare i panni che sente propri, no? Quelli nei quali ti trovi più a tuo agio. E io, con molti di voi ci conosciamo da tanti anni, io non avevo mai coltivato il pensiero di poter un giorno fare quello che ho fatto in questi mesi. Non perché la politica non sia stata per me una passione abbastanza divorante che mi ha preso da ragazzo e non mi ha più abbandonato nel corso della vita, ma perché avevo sempre pensato e immaginato che la si potesse vivere, insomma, anche in modi diversi e con quella dedizione, quell'applicazione, quel sentimento di parte e di partito. Io ho sempre rivendicato con orgoglio di essere stato... Non ho fatto quelle cose che dice Sergio, quelle cose di tradurre in tedesco, quelle cose lì sono delle battute, non vorrei che poi uscissero delle agenzie come il mio fake. No, smentisco, però ho sempre rivendicato invece con orgoglio il fatto di essere stato un funzionario di partito, non ho mai rinnegato questa categoria. Perché al fondo l'ho vissuto come uno straordinario regalo, come una straordinaria opportunità che mi è stata offerta di fare delle cose che nella vita non avrei mai pensato di fare. Io che venivo da una città di provincia, da una famiglia molto semplice, molti anni fa accompagnai una mattina Achille Occhetto, che era il segretario del PC, anzi del PDS, all'Hotel Majestic in via Veneto, e salimmo in una suite di questo albergo e entrammo e incontrammo quel signore che Massimo Toschi ha ricordato qualche minuto fa. Naturalmente parlò il segretario del partito, io mi sentivo onorato di poter assistere a questo incontro, a questo colloquio, mi sedetti. Però uscì da quella stanza, avendo stretto la mano a quell'uomo e con la sensazione di aver avuto in dono dalla politica, non un posto forse, non un incarico, ma l'opportunità di incontrare una delle persone più straordinarie che la storia del Novecento e di questi tempi abbia offerto. E non avevo mai coltivato però l'ambizione di potermi un giorno candidare alla guida del mio partito, del partito nel quale milito, nel quale credo, al quale voglio bene, e non l'avevo mai coltivata questa ambizione. Anche perché vestendo i panni che senti più adatti a te, poi ti poni sempre la domanda, no, sulla tua adeguatezza a svolgere un compito, anche solo una candidatura. E non c'è stato giorno di questi 5 mesi che io non mi sia posto esattamente quella domanda, la sera
prima di coricarmi la mattina quando mi alzavo, cioè, ma io sarò in grado di affrontare questa prova, questa... E forse non avevo mai coltivato questa ambizione, anche perché, come altri che sono in questa sala, insomma, vengo da un'esperienza, da una formazione, dove anche pronunciare quelle due parole, no? Alzarsi e dire, ma sapete che c'è, io mi candido, non era così scontato. Di solito era un percorso, di solito era un percorso un po' diverso che portava alla selezione del, non che fosse migliore, anzi aveva anche molte controindicazioni, però era un po' diverso da quello che abbiamo conosciuto, anzi a dirla tutta, ma qui c'è chi lo ricorda bene, insomma a dirla tutta, quelli che si arrischiavano ad alzarsi e dire io mi candido non sempre facevano una fine brillantissima, però anche questo fa parte dello spirito del tempo ed è cambiato. E allora in questi mesi io ho affrontato questa prova chiedendomi tutti i santi giorni se ero all'altezza di farla. Poi percorrevo questo paese dal nord, dalla Sicilia, giorno dopo giorno, incontravo voi, incontravo persone come voi, militanti iscritti al nostro partito, e li ascoltavo e mi rendevo conto che era una scelta giusta che stavamo facendo assieme in tanti, ed è stata la spinta e il conforto che insomma mi ha fatto andare avanti e ci ha fatto andare avanti in una partita molto difficile, che sapevamo essere difficile fin dall'inizio, che si è rivelata tale durante il percorso, ma che ci ha dato anche tante soddisfazioni, anche impreviste, come è stato il voto degli iscritti poche settimane fa. E qualche sorpresa ce la darà ancora, credetemi, ce la darà ancora. E tra le cose che mi è capitato di fare in questi mesi e che non avevo mai fatto cercando di tenermene rigorosamente alla larga, è stato di frequentare con una certa intensità questi studi televisivi dove si entra e si cerca di raccontare nel modo migliore che si sa le cose nelle quali si crede. E ha ragione Sergio che l'ha ricordato, sono stato più volte, non dico rimproverato, ma insomma ripreso da questo punto di vista, perché mi è stato detto che non bucavo il video, e dopo una certa età sono cose che fanno dispiacere, perché uno... No, perché uno si era fatto anche delle idee su... Io uscivo da lì e tutto sommato trovavo sempre conforto nella giustificazione a posteriori, che magari sarà stato pure vero che non lo bucavo il video, ma che da troppo tempo noi non bucavamo le coscienze. E che tutto sommato l'idea che bastasse andare nella sala regia e alzare il tasto del mixer audio e amplificare i decibel, e quell'idea non ha pagato, perché alla fine abbiamo alzato anche a volte il tono della voce, l'intensità di quella voce, ma non bastava. E però mi è capitato in questi mesi di frequentare questi luoghi, e quando ci vai lo sai, no? Che dall'altra parte della telecamera che ti inquadra ti fanno una domanda, cerchi di rispondere nel modo più semplice, più comprensibile e convincente, e lo sai che dall'altra parte ci possono essere decine di migliaia, centinaia, a volte un milione e più di persone che ti stanno ad ascoltare, magari distrattamente, magari, ma ti ascoltano. E io però mi concentro e cerco di essere all'altezza, ma non mi emoziono, poi vengo qui davanti a voi e mi emoziono. Ed è, no, è la differenza, è molto qui, è molto in questo, è molto nel fatto che io so che siete venuti qui, come io sono venuto qui, per ascoltarci, per incontrarci, per sentire le ragioni che ci fanno vivere questa esperienza, questa avventura, e questo è un partito. Io so, vi vedo, vi conosco in molti, so che siete venuti qui perché volevate esserci, alcuni sono venuti anche da fuori Firenze, avete preso la macchina, fatto dei chilometri, cercato un parcheggio, volevate esserci, e questo è un partito.
E questo è il senso di una comunità di donne, di uomini, che è una comunità di senso, una comunità di destino. Io l'ho sempre detto in queste settimane, in questi mesi, un partito non è un programma di governo, un partito non è un'alleanza elettorale, una coalizione che si presenta al voto, un decalogo di cose da fare. Un partito tu non lo tieni assieme perché hai una buona riforma degli ammortizzatori sociali. Devi avere, tutte queste cose le devi avere, sono essenziali, sono il pane quotidiano della politica e di un partito della sinistra. Ma un partito è una comunità di senso e di destino. È lo spirito del tempo con cui ti rapporti alla storia. È lo sguardo che rivolge al mondo e gli occhi, lo ricordava Diana, con i quali scegli di guardare il mondo. È la parte del mondo che scegli di rappresentare, dove ti collochi, dove stai. È la funzione che pensi di assolvere in un passaggio storico particolare della vita del tuo paese o del tuo continente. E soprattutto è l'idea che dietro di te ci sia un popolo. È un popolo che tu vuoi rappresentare. E se smarisci il senso di quel popolo, la importanza di ricordarti sempre che tu esisti perché dietro di te c'è quel popolo e che senza quel popolo non ci sei neppure tu, se perdi questo, perdi un pezzo dell'anima della politica. E per noi, quelli che c'erano dietro, che c'erano a fianco, che stavano davanti a noi, il nostro popolo, sono sempre stati quelli che avevano meno diritti e avevano meno potere. E ci sono anche oggi. Io questa mattina, in una giornata piena di appuntamenti, di impegni, sono passato davanti alla Camera, al presidio di alcune centinaia di lavoratori esodati. Non era la prima volta che ci incontravamo, con alcuni abbiamo imparato a conoscerci. Sono passato ancora una volta a salutarli, a parlare con loro. E come è capitato ad altri tra voi, quando parli con questi lavoratori, con queste lavoratrici, quello che ti dicono è che certo per loro c'è un problema di reddito, un drammatico problema di reddito che alla fine del mese si fa sentire, ma ti dicono soprattutto che per loro c'è un problema di dignità e che ritrovarsi da un giorno all'altro senza uno stipendio alla fine del mese, un ammortizzatore, un assegno previdenziale, mette persone che hanno 55, 58, 60 anni, prima di tutto di fronte a se stessi, alla loro vita, alla loro storia, la loro storia professionale, la loro storia umana, la loro storia di padri, di famiglia, e ti dicono è un problema che riguarda la nostra dignità e dovete fare qualcosa e dovete trovare quelle risorse e dovete garantire la copertura per quelli che aspettavano, che attendevano il loro assegno previdenziale alla scadenza del 2013, del 2014, non solo perché è giusto, ma perché dovete restituirci un pezzo della nostra dignità, la stessa dignità di quei milioni, 18 dice l'ultimo rapporto, 18 milioni di italiani che vivono poco sopra la soglia della povertà, un terzo del paese, è tanto un terzo del paese, noi siamo un paese ricco, noi non siamo un paese ai margini della vita, della storia dell'Europa, noi siamo un paese che ha fondato l'Europa, noi siamo ancora oggi, nonostante tutto, la seconda potenza industriale di questo continente. E un terzo di questo paese vive poco sopra, a ridosso, e quindi questo significa che molto spesso precipita poco sotto, la soglia della povertà. Questo vuol dire tante cose, ma soprattutto secondo me vuol dire che questa crisi ha cambiato tutto. Ha cambiato davvero tutto. Ha cambiato la vita delle persone, di milioni di persone. Ha cambiato il modo di pensare, ha cambiato le paure di milioni di nostri concittadini, connazionali. In 6 anni abbiamo perso 9 punti di PIL. Poi gli economisti ti spiegano è la crisi più grave che l'Italia abbia mai incontrato nel corso della sua storia unitaria, no? Che è una dimensione storica impressionante. 150 anni, vuol dire che non solo nessuno di noi c'era, non c'erano i nostri genitori, i nostri nonni. Nessuno ha memoria da generazioni di una crisi che abbia avuto questo impatto. 9 punti di PIL. Un punto di PIL sono 16 miliardi di euro. Ci siamo rotti la testa contro il muro per 7 mesi per trovarne 4 di miliardi. Non li abbiamo neppure trovati tutti per togliere l'IMU sulla prima casa a tutti i proprietari, anche a quelli che continuano a dirlo, a pensarlo, a crederlo, come in tutto il resto dell'Europa, avendo la possibilità di farlo, avrebbero dovuto e continuato a pagare quella tassa. Ma 7 mesi. 7 mesi a discutere di questo,
per colpa di una destra radicale, estremista, che ha detto o si fa così, era scritto, scolpito nel nostro programma elettorale, o si fa così o cade il governo. Quante pagine di giornale, quanti schemi grafici, quante puntate di Ballarò, di Vespa abbiamo vissuto, ascoltato, dedicate all'IMU. 4 miliardi, un quarto di un punto di PIL. Molti meno servizi, molte meno puntate, molte meno pagine di giornale per raccontarci cosa significa per l'Italia perdere 9 di punti di PIL. Abbiamo perso il 25% della nostra produzione industriale, il 40% dell'auto. L'anno prossimo tutti gli stabilimenti che in Italia producono autoveicoli produrranno insieme complessivamente 400.000 vetture. Soltanto lo stabilimento della Nissan a Sunderland, nello stesso arco di tempo, ne produrrà un numero esattamente doppio. Certo, la crisi è lo spread, è importante lo spread, non è mica una banalità. Abbiamo oltre 2.000 miliardi di debito pubblico accumulato, paghiamo 85 miliardi all'anno soltanto di interessi su quel debito e gran parte di quel debito è detenuto in portafogli di fondi pensione, fondi di investimento, banche, assicurazioni straniere. Se dovessero decidere che non possono più scommettere sull'affidabilità del nostro sistema paese e scegliessero di liberarsi dai loro portafogli, di quei nostri titoli, si aprirebbe una dinamica speculativa, rischieremmo l'osso del collo. Lo spread è importante il deficit, importante il debito, ma la crisi più grave degli ultimi 150 anni è la vita delle persone. Per noi, per la sinistra, è la vita delle persone. 9 milioni di italiani hanno smesso di occuparsi della prevenzione, di preoccuparsi della prevenzione. I soldi, quando ci sono, servono soltanto per acquistare le medicine, ma si va molto meno dal dentista, ci vanno molto meno i bambini. 4 famiglie su 10, lo dice l'Istat, non riescono più ad affrontare una spesa imprevista di poche centinaia di euro, 600-700 euro, che non significa 25-30 mila euro che non puoi accendere un mutuo nuovo se vuoi prendere una stanzetta in più perché arriva il secondo bambino, o 10-12 mila euro se devi cambiare la macchina che ha 100.000 chilometri, si è rotta la coppa dell'olio, ti serve per andare a lavorare. 600-700 euro, una visita medica imprevista che vuoi fare subito perché sei preoccupato della salute di un genitore. Oppure sì, l'apparecchio ai denti del bambino, glielo devi mettere e non sono 600 euro il preventivo, sono 3-4 mila euro. E allora c'è il welfare familiare italiano, ci sono due genitori più anziani che mettono a punto il risparmio sulla pensione, anticipano quella somma. E se non ci sono i genitori, allora c'è la finanziaria all'angolo sotto casa. Ma se sei andato alla finanziaria l'anno prima perché ti serviva a cambiare la macchina, perché dovevi andare a lavorare, non puoi più andare alla finanziaria. La crisi più grave del secolo, lo spread, il deficit, il PIL, tutto vero. Ma la crisi più grave del secolo è che c'è una coppia di genitori che possono avere 30-35 anni, giovani, che sono preoccupati perché per la prima volta, dopo diverse generazioni, non riusciranno a mettere l'apparecchio ai denti del bambino. Questa è la crisi più grave del secolo, in un paese come il nostro. E allora cresce un sentimento di rabbia, di solitudine, a volte di disperazione, e le reazioni sono spesso individuali, sono la testimonianza. Persino la rappresentazione, no, del disagio e della solitudine. E allora sono gli operai che si arrampicano sui tetti, che salgono sulla gru a 60 metri di altezza. E quell'operaio di Trapani che a febbraio non regge l'urto, non ce la fa più, la crisi lo travolge. Però lui se ne va lasciando testimonianza di quello che lui ha pensato fino all'ultimo. E di fianco a lui trovano una copia della Costituzione repubblicana. I diritti che la Costituzione avrebbe dovuto garantire a lui, e dentro, piegato in un foglietto, i nomi di altri operai come lui che non ce l'hanno fatta. In una dimensione, in un rapporto solitario di tante persone con una crisi che noi invece dovremmo cercare di leggere e di capire in profondità. A cominciare dalla domanda più elementare, più semplice che ti devi porre se sei un partito politico, no? E che è, ma che cosa è successo? Com'è possibile che noi siamo arrivati a questo punto? Che cosa è accaduto? Io, Sergio lo sa già perché l'ho raccontato una volta davanti a lui, ma qualche settimana fa abbiamo fatto...
è un dibattito. E io qualche settimana fa a Milano, in una bella manifestazione che abbiamo fatto, mi sono posto la stessa domanda e ho provato a dare una risposta usando un paragone un po' improprio per la politica e che riguarda uno dei momenti più belli, secondo me, della storia della cultura italiana del secolo passato. E l'episodio è questo. Il 25 marzo del 1945, al Teatro San Carlo di Napoli, debuttò per la prima il capolavoro di Eduardo De Filippo, Napoli milionaria. L'Italia stava uscendo dalla guerra, era un paese segnato dalla distruzione materiale, morale, di ciò che il fascismo aveva seminato. E quel capolavoro di Eduardo aveva richiamato nel teatro una folla che si era messa in tutti gli angoli possibili, persino nella buca dell'orchestra. E la biografia di Eduardo è molto bella e lui racconta quella giornata con una intensità e con una emozione straordinaria e dice che il terzo atto lui lo recitò come in una sorta di apnea o di ipnosi. Il terzo atto di Napoli milionaria è una storia un po' a sé, perché la storia è quella che conoscete, no? C'è Gennaro Iovine, che è un uomo per bene, Eduardo, è partito per la guerra, ha lasciato una famiglia con una moglie, Amalia, che si è arrangiata con la borsa nera, ha fatto un po' di usura. E poi c'è un figlio che si è dedicato a qualche furtarello, una figlia che è rimasta incinta di un soldato americano, una bambina più piccola contagiata da questo clima familiare. Quando lui torna a casa non riconosce quasi nulla della sua famiglia, sono cambiati i valori, il modo di pensare, quella logica dell'usura, dell'arricchimento sulle disgrazie degli altri ha in qualche maniera alterato lo spirito di quella piccola comunità. E così si arriva al terzo atto, che è quello che Eduardo racconta di aver recitato in una sorta di apnea, come vi dicevo. E il terzo atto è un dramma nel dramma, perché succede che la bambina più piccola, la terza figlia, si ammala. La malattia è seria e bisogna assolutamente trovare una medicina, un farmaco, che non è disponibile in tutta la città di Napoli. E il medico dice: senza questo farmaco la bambina non ce la farà. E allora la madre, Amalia, cerca disperatamente, dicendo che ha tutto il denaro necessario di acquistare quella medicina, ma non c'è, semplicemente la medicina non c'è e quel denaro non serve più a nulla, fino a quando entra sulla scena un vicino del basso di fianco, un uomo che Amalia ha letteralmente rovinato con l'usura, e lui si presenta davanti alla donna con il flacone della medicina e dice: eccola la medicina. E lei è una madre disperata perché sa che perderà la figlia e sa anche che non può nulla contro quell'uomo che lei ha distrutto, e con un moto di rabbia dice a quell'uomo: che cosa volete per quella medicina? E lui le risponde che non può darle nulla perché non ha nulla da dargli, ma che di fronte al dramma di quella creatura non è a lei, alla madre, che lui farà quel piacere, lo farà alla creatura, perché bisogna fare così quando si vive in un clima di solidarietà. E aspettate, e consegna la medicina al medico che la va a somministrare alla piccola, e a quel punto l'intero mondo, l'intera impalcatura della donna crolla di colpo, no? Il suo mondo di valori artificiali crolla di colpo e si chiede lei che cosa è successo, come è stato possibile rovinare una cultura, quei valori che la famiglia aveva coltivato negli anni precedenti. Allora interviene Gennaro, Eduardo, che le dice: te lo dico io cos'è successo, le butta sul tavolo quei biglietti da 1.000 lire e dice: vedi cos'è successo? È successo che questo denaro ha cambiato tutto, ti ha fatto battere il cuore, gli butta davanti questi fogli di carte, dice: ti fa battere il cuore questo denaro, perché a me non fa battere il cuore. A me fa battere il cuore il fatto che abbiamo perso i nostri valori, il senso di essere una famiglia, una comunità. E lei capisce, lei è una donna che improvvisamente ha uno squarcio di verità davanti a sé, capisce tutto, e a quel punto c'è quella battuta finale immortale di Gennaro, che ama la moglie, che ha capito che l'ha riconquistata, il figlio grande non è andato a rubare, è tornato a casa, la figlia terrà il bambino. E siccome il dottore ha detto che bisogna aspettare qualche ora per vedere se la bambina ce la farà, ma ce la farà, c'è quella battuta immortale sulla notte che deve passare, che va detta in napoletano, ma detta da un triestino sarebbe una blasfemia, io non lo farò mai, ma voi avete capito qual è. È la notte che deve passare, ed è la notte della bambina che guarirà,
ma è anche la notte di quella famiglia e la notte del paese. E dice Eduardo che quando chiusero il sipario dopo la battuta ci fu una pausa di silenzio prolungata che a teatro non è molto frequente, e poi il teatro intero esplose in un applauso furioso e lui dice in un pianto irrefrenabile, dice che piangevano tutti, gli attori, le comparse, il pubblico, gli orchestrali. C'era anche Raffaele Viviani nella sala che salì sul palcoscenico e abbracciò Eduardo dicendogli che aveva saputo dare voce al dolore di tutta una città. E allora io penso che noi, dopo tanti anni, dovremmo avere il coraggio e la forza di farci la stessa domanda e di chiederci che cosa è successo, che cosa è successo a questo paese nel corso di questi 20 anni, perché dobbiamo avere la risposta, e la risposta è che la notte deve finire, e sta finendo, ma quella domanda, che cosa è successo, riguarda anche noi. In apertura della nostra mozione noi abbiamo usato una citazione, una bella citazione di Norberto Bobbio, che all'inizio degli anni 90, commentando le discussioni, le inconcludenze della sinistra italiana, chiosò il tutto con una sintesi abbastanza formidabile. Disse: discutono del loro destino senza discutere della loro natura, e non capiscono che soltanto discutendo della loro natura avranno chiaro anche il loro destino. E io penso che quella affermazione di Bobbio fosse profondamente vera, riguarda noi oggi, ed era il senso, e per me in questi mesi è stato il senso di questo congresso, discutere finalmente non solo di un programma di governo, di un decalogo di cose da fare, ma della nostra natura e del nostro destino, di chi siamo noi, di chi siamo noi. Perché ci siamo? Per quali ragioni? Per quali motivi? Per quali valori? Noi siamo nati in questo paese. E qual è il destino e la natura della sinistra italiana in questo paese? Noi dobbiamo fare questo, avremmo dovuto fare questo in questi mesi. Io ho cercato di fare questo con tutte le mie energie, la mia passione, anche i miei limiti. Momento più scomodo dal punto di vista logistico di questi mesi è stato stare per 1:30 su quel trespolino, quel parallelepipedo di un incredibile studio televisivo dove solitamente dei ragazzi di talento vanno a cantare delle bellissime canzoni. E lì ho sentito improvvisamente la difficoltà di riuscire a raccontare esattamente questo significato. E mentre stavo lì ripensavo a quell'episodio di Napoli milionaria e alla fortuna che hanno i geni non solo del teatro ma della cultura, del racconto e anche della politica nel poter conquistare per sé il tempo necessario a raccontare la tua idea. Lo schema di quella serata non era dei più felici dal mio punto di vista. Quali sono le radici e le cause della crisi del capitalismo mondiale? 30 secondi. È difficile. Bisogna essere proprio molto bravi. La sintesi non sempre premia la comprensione delle cose. Quel genio di Woody Allen se l'è cavato una volta dicendo: ho fatto un corso di lettura veloce e ho letto Guerra e Pace in 20 minuti. Parla della Russia. Ed è così, non lo puoi. No, che oggettivamente è vero, parla della Russia, però in una dinamica e in uno svolgimento del tema un po' più articolato. Era scomodo lì, era scomodo. E comunque, niente, me ne sono fatto una ragione, salvo che il giorno dopo ho letto degli articoli molto interessanti, anche per me, dove mi veniva spiegato, anzi rimproverato, che avevo indossato una orribile cravatta. Vada che non buchi il video, ma anche la cravatta. E lì invece ho avuto una reazione dentro di me, non ho fatto alcuna polemica, ci mancherebbe su questioni così serie poi, ma a me, a noi, ma che ce ne frega della cravatta?
dice, non è andato, dice, non è andato benissimo perché ha fatto poche battute. 9 milioni di 18 milioni di poveri, battute? Cioè noi dobbiamo scegliere il battutista migliore? O noi non dobbiamo decidere chi guiderà la sinistra italiana nei prossimi anni? Io l'ho detto, lo ripeto con le parole più semplici. Noi non siamo nati per levigare gli spigoli più acuti della destra. Noi non siamo nati per correggere le storture peggiori della destra. Noi non siamo il volto buono della destra, noi siamo la sinistra. Noi non siamo il volto progressista della moda, noi siamo la sinistra, noi non siamo la versione politica di Zelig, noi siamo la sinistra. E allora ti devi chiedere, no, come siamo arrivati qui, come è stato possibile? Dobbiamo farci la domanda di Amalia e sperare di avere la saggezza di Gennaro, per dare il futuro alla creatura che ha appena preso la medicina o la prenderà, e per convincere questo paese che la notte è finita e che comincia un altro ciclo. E per farlo dobbiamo dire com'è stato possibile, chiedercelo, com'è stato possibile entrare in una specie di cono d'ombra della storia dove per la prima volta i poveri non fanno più scandalo, i poveri non fanno più paura al potere, a chi manovra, le leve del governo, te lo devi chiedere. E dobbiamo sapere che se questo è potuto accadere è stato perché di fronte noi abbiamo avuto in questi anni, in questi decenni, un pensiero, un'ideologia che non era quella della destra nostrana, la nostra destra più domestica, impresentabile che abbiamo conosciuto e subito, ma era un pensiero molto più ambizioso, molto più arrogante. È esistito un pensiero della destra che ha inciso profondamente nelle società nelle quali viviamo, nella nostra, nel resto dell'Europa, nell'Occidente. E quel pensiero si è fondato su alcuni pilastri, ha scavato delle fondamenta, le devi conoscere, quelle fondamenta, quei pilastri, se vuoi contrastarli, combatterli e sconfiggerli definitivamente. Io lo racconto così, uno di questi pilastri è che loro hanno preso una particolare teoria dell'economia. L'economia è fatta di teorie, rappresenta interessi, rapporti di forza, di potere. Hanno preso una particolare teoria dell'economia e l'hanno trasformata in una scienza esatta e ne hanno fatto derivare una concezione della modernità come la fine della storia. Andate a votare tutti, è un obbligo, un dovere civico, ma non fatevi molte illusioni, perché chiunque vinca c'è una sola ricetta, una sola soluzione per i problemi dell'economia, del mercato, della finanza, della democrazia, e non è la soluzione che va incontro ai vostri bisogni. E poi hanno invertito i rapporti di forza tra la politica e l'economia. Non è stata un'operazione banale. Noi per anni avevamo costruito un mondo, una società, nella quale era la politica che aveva la capacità, l'autorevolezza, la credibilità di definire i limiti, le forme, i confini dello sviluppo economico. Loro hanno rovesciato questo rapporto e hanno detto adesso è un'economia sempre più globale, finanziarizzata, speculativa, che mette ai margini il valore sociale del lavoro, la dignità di chi lavora, i diritti di chi lavora, per elevare al massimo grado di giudizio i dividendi azionari, la quotazione dei titoli azionari nelle borse. È quell'economia che domina sulla politica, e alla politica resta da fare poco, da spicciare il cortile di casa. E questi due pilastri sono confluiti in un terzo pilastro, che è quello però fondamentale, perché è quello che a noi ha fatto più male. Loro sono riusciti nel corso degli anni a fare qualcosa di molto, molto ambizioso. Ci hanno sfidato sul terreno per loro storicamente più ostico, che era quello culturale dei valori, e hanno modificato nella coscienza di milioni di persone una cosa fondamentale per noi, che è il giudizio morale sulla diseguaglianza. Noi avevamo costruito un racconto del mondo, della società, della democrazia,
che si era fondato sull'idea che dovevi ridurre le diseguaglianze per garantire crescita, sviluppo, benessere a milioni di persone. E loro rovesciano questo schema, dicono solo diseguaglianze che si allargano a dismisura, solo una piramide sempre più alta con un vertice di pochi sempre più ricchi e una base di milioni di persone sempre più escluse. Quello è il modello di società verso il quale noi vi portiamo. Era un'ideologia corposa, persino solenne, che si avvalsa di strumenti, di mezzi, di linguaggi, che noi ad un certo punto abbiamo sottovalutato, apparendo persino intimiditi e subalterni. Ve lo ricordate quel bel film, è la fine degli anni Ottanta, di Oliver Stone, si chiama Wall Street, e c'è Michael Douglas che fa la parte di uno di questi finanzieri speculativi, e va davanti a una platea di giovani studenti, credo studino economia, e gli dice: dovete sapere qual è la parola fondamentale del vostro avvenire, dovete conoscere qual è il motore che muove il mondo. Questa parola è l'avidità, siate avidi. Era la sceneggiatura di un film, di un bravo regista, che si batteva contro quei valori, ma li raccontava. Ma è accaduto questo. Un pezzo delle classi dirigenti, dell'elite dell'Occidente, ha pensato che si potesse fondare una coesione sociale, un senso di comunità, sull'idea dell'avidità, della diseguaglianza come motore della storia, la diseguaglianza come motore della storia. Ma è questo modello che oggi viene a compimento, è questo modello che oggi collassa, è questa l'origine della crisi più grave del secolo. E allora, se lo pensiamo, se siamo convinti che questa è la fotografia giusta, è verissimo che noi abbiamo tanti limiti e compiuto tanti errori, anche se nessuno può dire di essere nato con l'alba di questa mattina. C'eravamo tutti anche nel tramonto di ieri sera. Ma se è così, devi anche avere il coraggio di dire con orgoglio, con passione, che questa non è genericamente la crisi della politica, la crisi dell'economia. Questa crisi, questo collasso è la crisi del loro modello della politica, della loro concezione dell'economia, della loro concezione della persona. Lo devi dire. Perché è questo che spiega le ragioni di questo simbolo e di quello slogan. E allora dobbiamo essere noi a rivendicare alla nostra parte le ragioni e i valori di un'alternativa. Dobbiamo essere noi a spiegare, quando parliamo con quel lavoratore esodato, con quel giovane precario, con una o due generazioni che sono ai margini della vita sociale di questo paese, perché escluse dal mercato del lavoro. Abbiamo la più alta disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni degli ultimi 36 anni. Stiamo bruciando quelle due generazioni. Se non ci facciamo carico di questa rottura, di questa alternativa, allora devi dire tu che cos'è per te, per noi, il valore sociale del lavoro. E anche la dignità della persona, lo devi dire, anche in questa regione. Enrico ha scritto delle cose molto importanti dopo la tragedia di Prato. Ne ho parlato con lui, ho cercato di capire, me l'ha spiegato con la chiarezza che lo caratterizza. Prato, succede quello che accade. Leggi la cronaca, in capannone, ce ne saranno anche altri. Lavoratori, lavoratrici, sì, dicono molte centinaia, lavoratori, lavoratrici, che stanno 13, 14, 15 ore ad un telaio, cuciono abiti, cappotti, capi. Alla produzione 19 euro vengono venduti a 200. Finiscono le 15 ore, mentre c'è un triciclo col bambino di 2 anni che passa in mezzo a questi telai. E non si va a casa, ci si sposta di 3-4 metri, si sale su di un soppalco, li chiamano loculi, non è un eufemismo, e ci si mette a riposare qualche ora, a dormire. Poi succede che arriva l'inverno, devi riscaldare quell'ambiente, una scintilla, la cronaca. Uno di loro rompe un vetro, grida, c'è un'inferriata che gli impedisce di uscire e ti ritrovi precipitato nelle pagine di Dickens, nel racconto letterario di che cos'era lo schiavismo, lo sfruttamento delle persone nell'Inghilterra della prima metà dell'Ottocento. E allora ha ragione Enrico, no? La risposta c'è. Al netto dell'impegno delle amministrazioni locali, della regione, sul terreno della sanità, dell'istruzione, della scuola, la risposta è rompere la logica dei clandestini,
All'origine c'è una legge dello Stato italiano, la Bossi-Fini, che abbiamo contestato dalla sua genesi, perché indurre, stimolare la clandestinità come risposta va esattamente nella direzione di creare le premesse, le condizioni, i contesti nei quali queste tragedie possono verificarsi. Allora devi portare alla luce tutto quello che oggi è buio, devi accendere i riflettori e la luce su quelle persone, sulla loro vita, sui loro diritti. E succede qualcosa di imprevisto, di importante. C'è una manifestazione a Prato, la prima volta. Non erano 100.000, erano un migliaio, ma c'erano molti cinesi. E un rappresentante di quella comunità ha parlato e ha detto: adesso dobbiamo parlare, dobbiamo rispettare le leggi di questo Stato, dobbiamo uscire da questa condizione. Ed è un interesse nostro, della Toscana, dell'Italia. Quanto vale tutto quello? 2 miliardi di euro all'anno, il 2% del PIL di questa regione. Risorse che oggi vanno in un po' di acquisti alimentari al supermercato, in un po' di rendita degli affitti e poi in parecchie rimesse che volano verso la Cina. Ma se tu riduci i tempi della cittadinanza, del diritto di cittadinanza, se tu legittimi e legalizzi le condizioni che oggi non sono giustificate, non sono legalizzate, non soltanto garantirai l'inclusione come diritto democratico di un paese come il nostro, ma garantirei più sicurezza, la fine del sommerso, e anche molte risorse resteranno su questo territorio. Ecco la differenza, ecco una delle differenze tra la destra e la sinistra, tra noi e gli altri, nel modo di concepire i problemi, i drammi, e di affrontare i problemi, non aggirandoli. E poi c'è la dignità, che è l'altra parola che abbiamo usato, dignità. Io sono convinto che è vero, ha ragione chi dice che se il Novecento è stato il secolo dell'uguaglianza, questo nostro tempo, questo nostro secolo, che noi non percorreremo per intero, ma che abbiamo la fortuna di affrontare nella sua fase d'inizio, sarà il secolo della dignità, la rivoluzione della dignità, la dignità. Guardate, mi è capitato di dirlo così in questi giorni, in queste settimane. Tutti noi, no? Ognuno di noi che sta in questa sala ha un suo calendario privato. È il tuo compleanno, il giorno che ti sei sposato, quando è nato tuo figlio, quando hai perso un genitore. È un calendario diverso per ciascuno di noi. E poi tutti noi assieme abbiamo un calendario civile. Il calendario civile è qualcosa di diverso dalle feste comandate. È quel calendario che incrocia le generazioni, le città, le nazioni, i continenti e cambia verso la storia improvvisamente, repentinamente. Se ci fosse qui e vi parlasse qualunque ragazzo americano che avesse almeno 25 anni, ma anche meno, vi saprebbe dire precisamente non dov'era, ma com'era vestito, la cravatta se ce l'aveva, che aveva, la mattina dell'11 di settembre. E io lo racconto sempre, quando io ho studiato a Bologna, quando io esco dalla stazione di Bologna, non riesco mai a non buttare l'occhio sull'orologio di destra. Lo faccio? E quell'orologio è lì fermo, no? Alle 10:25. E ogni volta ti viene da pensare che lì, per esempio, il calendario civile, il trauma fu tale che in quella città hanno deciso persino di fissare il tempo. C'era una Bologna prima, non di quella fase, di quella stagione, di quel secondo. E poi c'è stata un'altra città che è cambiata per sempre. 10:25 del 2 agosto del 1980. Nulla è stato come prima, dopo quell'istante. E quando i bambini passano lì sotto, hanno 10 anni, con lo zainetto e vanno a scuola, nati decenni dopo quella bomba, guardano l'orologio e lo sanno perché è fermo, perché non cammina. Mica pensano che sia guasto, perché nonni, zii, parenti, genitori gliel'hanno raccontata quella storia, calendario civile. E allora io penso che se noi fossimo un paese che avesse ancora, penso che noi ce l'abbiamo, e almeno ce l'abbiamo noi, la dignità di costruire un calendario civile in questo paese, io penso che il 3 ottobre del 2013 dovrebbe entrare di prepotenza nel calendario civile di questo paese. Per quella barca che si è rovesciata nel canale di Sicilia, per quelle 330 bare schierate sul pavimento di un capannone, e per le biografie, le vite e le storie di quelle bare.
e di ciò che contenevano. È faticoso leggere quelle storie, no? Molto doloroso. La storia di una ragazza di 19 anni che partorisce mentre la barca si rovescia. Io sono un uomo, qualunque donna che è seduta qui dentro lo saprebbe dire molto meglio di me, ma che cosa c'è di più esplosivo della gioia inarrivabile di dare la vita ad una creatura e che si combina in quel momento con il momento più istante, più disperante, che è quello della perdita di tutto, di te stessa e della tua creatura. Una bambina di 10 anni l'hanno ripescata e gli altri che si sono salvati hanno raccontato la ragione di quella stranezza e aveva i piedi delle scarpette di vernice per un viaggio di quel genere. E la ragione è che la mamma, quando sono partiti, le aveva detto che andava verso una nuova vita, un nuovo paese, una nuova casa. E nella casa nuova ci si va vestiti bene. Quella roba lì è roba nostra. È carne nostra. E noi dobbiamo essere capaci di riscoprire il senso, la passione per tutto questo. E dobbiamo avere anche la forza di ribellarci, di contestare la storia di un ventennio di questo paese, dove un pezzo delle classi dirigenti che hanno guidato la Repubblica Italiana, il governo del paese, sono andati una mattina al Quirinale e hanno giurato sulla Costituzione Repubblicana e poi hanno governato questo paese scomodando le peggiori teorie della destra degli anni 30, la teoria del folkisch, il sangue, il suolo, l'etnia, pensando di poter separare i destini del nord dal sud e stracciare il legame che c'è profondo con quel mare, che per noi non è mica l'oceano indiano, il Pacifico, quello è il nostro mare, è il mare intorno al quale si è costruita, si è fondata, si è alimentata la nostra civiltà. Noi dobbiamo mettere al centro di questo paese nuovamente un'idea di giustizia, di una società radicalmente giusta. E guardate, non è scontato in un paese con la storia, la tradizione, la cultura che ha l'Italia. Giolitti, che è stato un grande innovatore nella storia di questo paese, una volta se ne uscì con una battuta screanzata e disse che governare il paese, governare l'Italia, era come cucire un abito di sartoria per un gobbo. Il paese era fatto male. E il governo doveva adattarsi alle storture e ai vizi del paese. Quella battutaccia gli costò la scomunica di Salvemini, che lo bollò tra l'altro come ministro della malavita, poi ebbe a ricredersi anche lui. Ma era il segno di una concezione, di un'idea della giustizia, che non è mai da garantire, perché in verità non è mai garantita dal potere, perché il potere è sempre colluso con una logica dove i più deboli soccombono. È una radice profonda del sentimento di questo paese. Vi ricordate a scuola quando ci facevano leggere il Manzoni? Ad un certo punto Renzo va dalla zecca Garbugli, gli porta i due capponi, chiede soccorso e assistenza legale, ma non la ottiene. E nel capitolo successivo Fra Cristoforo sale nel palazzaccio di Don Rodrigo per difendere la causa del povero tramaglino. E quando lo fanno accomodare al tavolo della cena, trova Don Rodrigo, di fianco c'è il conte Attilio, compagno, amico di Scorribande, e poi seduta all'altro lato del tavolo c'è la zecca Garbugli, l'avvocato che avrebbe dovuto difendere gli interessi del giovane Renzo Tramaglino, e in fondo c'è il podestà, colui che avrebbe dovuto garantire i diritti del giovane Tramaglino contro la prepotenza di Don Rodrigo. È scolpito nel romanzo storico del nostro paese, quello che ha definito l'identità dell'Italia, l'idea che la giustizia non ci sia, perché il potere collude con gli interessi che andranno a danno, a scapito dei più deboli. Un paese fatto male, segnato da vizi, storture, per cui periodicamente qualcuno, qualcosa doveva raddrizzarlo questo paese, uno Stato, un'autorità, non mai morale, un'autorità politica totalitaria come è avvenuto col fascismo, una rivoluzione. Ne è derivata una storia dell'Italia segnata da spinte giacobine, dalla logica di cure ortopediche e pedagogiche, bisognava raddrizzare il paese dall'alto, perché non aveva le risorse morali, le energie morali per raddrizzarsi da sé. Mai c'è stato un investimento vero su questo paese, sul popolo italiano, sulla sua autonomia, sulla sua forza. E non è un caso che siamo l'unica grande democrazia di questo continente che non ha mai conosciuto un avvicendamento delle sue classi dirigenti per via esclusivamente democratica.
Non fu così per la prima classe dirigente dell'Italia liberale, soppiantata dal fascismo. Ovviamente non fu così per il fascismo e neppure per la grande prima stagione dell'Italia repubblicana che si è esaurita per il collasso di quelle culture, di quei partiti, di quelle ideologie e per il contributo attivo della magistratura. Noi l'abbiamo fatto questo tentativo, noi l'abbiamo fatta questa scommessa, l'abbiamo fatta con l'Ulivo. Noi abbiamo avuto fiducia nella parte più consapevole della società italiana e il PD è nato lì. E guardate, è una bella notizia, una bellissima notizia che domenica mattina Romano Prodi andrà a votare alle primarie dell'Ulivo. È un modo per dire a tutti noi che siamo nati per colmare quel vuoto e per restituire all'Italia la possibilità di una svolta coraggiosa attraverso il consenso, la partecipazione, la volontà di tanti. E allora è tutto questo che dobbiamo mettere al centro della nostra discussione e delle scelte che faremo, perché noi dobbiamo restituire all'Italia un'idea di sé, una prospettiva che sia in grado di andare oltre la cronaca e di ricollocarci dove dobbiamo stare, sulla frontiera più avanzata dell'Europa, della modernità, perché è come se uscissimo da una guerra che non ha prodotto macerie, ma che ha lasciato milioni di persone orfane di reddito, di diritti, di libertà e anche di un pezzetto della loro dignità. E allora il governo faccia le cose che deve fare, le faccia a cominciare dalla legge di stabilità, investa sul lavoro. Certo che non abbiamo 50 miliardi da mettere sul cuneo fiscale, ma alziamolo il rapporto tra deficit e PIL dal 2,5 al 2,7%, sono 3 miliardi aggiuntivi da destinare subito a opere immediatamente cantierabili, in settori vitali per noi, la messa in sicurezza del suolo, del territorio, la riconversione ecologica degli edifici pubblici, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e poi acceleriamo il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese che attendono quel credito, rafforziamo il fondo di garanzia sul credito alla piccola impresa, rafforziamo il fondo sulle politiche sociali in un paese dove in questi anni di crisi la destra ha tagliato persino i centri estivi diurni per i disabili e rimettiamo in moto la domanda, i consumi, gli investimenti. Quella che è fallita è la terapia dell'Europa, rigore, austerità come motore della crescita e poi sarebbe venuto l'occupazione e il rilancio dei consumi. No, non è andata così. Devi rovesciare l'ordine dei fattori, creare lavoro, attivarti per creare lavoro anche con un intervento pubblico mirato su questo. Rivalutare i beni comuni, la dimensione del welfare, del senso di comunità come risorse strategiche di un paese come il nostro. E poi da lì la crescita e da lì consumi, diritti e redditi. Noi siamo l'Italia, noi siamo un grande paese, abbiamo delle straordinarie risorse, ma è un paese che oggi soffre questa commistione di sacche di arretratezza e di potenzialità enormi che dobbiamo esprimere in modo ancora più marcato. Io a volte l'ho raccontato così in una di quelle trasmissioni televisive che vi ho detto all'inizio. Un giorno mi è capitato di assistere prima ad un servizio sulla Puglia, eravamo all'inizio di settembre, e sulle donne italiane di 50 anni che tornavano dopo 30 anni che non lo facevano a raccogliere i pomodori a 25 euro a giornate, facevano vedere la fatica e i segni della fatica sulle mani e lo raccontavano così, hanno fatto quel lavoro da ragazze, poi hanno fatto la commessa, l'infermiera, però hanno perduto quel lavoro, magari l'ha perso il marito, c'è un figlio che deve studiare e allora con la fatica di un ritorno al passato tornano a fare quel mestiere. E ti poni il problema, la domanda di come è possibile avere queste sacche di arretratezza dentro un paese che ha le potenzialità del nostro paese. E poi però, servizio successivo, pochi chilometri più a nord, a Monopoli, provincia di Bari, un capannone industriale e due giovani ingegneri, meno che quarantenni, tornano a casa dopo aver conseguito la laurea e che si inventano? Mica si mettono a fabbricare divani o serrature, con tutto il rispetto per quei manufatti, dicono no, no. Noi faremo gli aerei in fibra di carbonio biposto più veloci del mondo. E li fanno. Oggi esportano in 25 paesi. Hanno 70 dipendenti, la maggior parte sono ingegneri, formati nelle università italiane, alcuni sono stranieri. Hanno costruito un'eccellenza dove nessuno avrebbe mai immaginato che potesse nascere un'eccellenza di quella natura. Ora,
Ora voi potete andare a prendere Calderoli, lo portate a Monopoli, lo fate salire sul biposto, gli fate fare un giro sulla Puglia, lo fate atterrare, lui non capirà comunque come è stato possibile che in quella realtà nascesse tutto questo. Noi siamo un grande paese, noi viviamo la crisi più drammatica della nostra storia, ma possiamo uscirne perché siamo un grande paese, ma dobbiamo avere il coraggio di ripensare tutto nel modello economico, produttivo, sociale di questo paese. Quando diciamo sostenibilità dopo la crisi più grave del secolo, non basta, non significa una spolverata di fotovoltaico o qualche agevolazione fiscale sui pannelli solari, che servono, ma vuol dire ripensare la politica industriale di questo paese per i prossimi 30, 40, 50 anni. Vuol dire ripensare il sistema dei trasporti, della mobilità, della logistica, i costumi, i consumi, il modo di consumare e di vivere di milioni di persone. Ma noi siamo l'Italia, abbiamo sempre fondato su queste risorse creative la nostra forza, la capacità di esportare la nostra identità fuori dai nostri confini. Siamo l'Italia, abbiamo tagliato la ricerca del 15%, mentre la Germania l'ha incrementata del 20% quella spesa. Eppure nel 2009 nei laboratori del Sant'Anna a Pisa si sperimenta, si progetta, si sperimenta, poi si trapianta la prima mano biomeccatronica della storia, gli impulsi cerebrali che azionano il movimento delle cinque dita indipendenti. Noi siamo l'Italia, noi abbiamo costruito, progettato e costruito il primo personal computer della storia, pesava 2 kg, quando di Steve Jobs non avevano progettato neppure il garage. Noi abbiamo sperimentato e brevettato il primo farmaco antitumorale al mondo 50 anni fa all'Istituto dei Tumori di Milano. Noi abbiamo aperto il primo laboratorio in Europa di biogenetica nel 1962 a Napoli. Ditelo a Calderoli quando atterra dopo aver fatto il giro sulla Puglia. Noi abbiamo alle spalle una tradizione, una cultura, un patrimonio di risorse che può portarci oggi a ripensare questo paese come non l'abbiamo mai pensato, ma dobbiamo essere noi, la sinistra, ad avere il coraggio di prendere un sistema di rendite, di corporazioni, di congreghe, di potentati e gettarlo a terra come una noce, romperla e fare liberare energie, risorse e talenti che ci sono e valorizzare il merito in questo paese. Ma il merito è profondamente e intimamente legato al concetto dell'uguaglianza, delle opportunità di partenza, perché tu devi leggerla tutta la Costituzione, devi leggere l'articolo 3 della Costituzione e dopo devi leggere l'articolo che valorizza il merito, ma il merito senza uguaglianza è privilegio e noi non lo possiamo tollerare. Perché siamo nati per un'altra idea del merito. Qualche anno fa è uscito un libro che ha avuto molto successo in Italia, si chiamava Meritocrazia, e ad un certo punto, non ricordo la frase precisa, ma dice più o meno che da come scrive, da come si esprime un bambino di 7 anni si può ragionevolmente sapere quale sarà il suo ruolo nella società e nella vita. Ecco, no. Una società dove si possa anche soltanto per scherzo scommettere sul fatto che tu guardi negli occhi, ascolti cosa dice, leggi cosa scrive un bambino di 7 anni e poi in una busta chiusa scrivi quale sarà il destino della sua vita, è esattamente il modello di società che noi sconfiggeremo. Perché è esattamente quel modello di società che nega l'autonomia e i diritti delle persone, che nega la bellezza della scoperta dei talenti e della grandezza dell'individualità e delle personalità. Ecco, tutto questo noi dobbiamo fare. Noi possiamo uscire migliori da questa crisi, cambiati e migliori, ma per fare tutto questo, ed è l'ultima cosa che vi dico, e d'altra parte parlo a lungo, ma è anche l'ultima volta che mi candido, quindi... ma per fare tutto questo serve un partito, serve un partito,
quel partito che dicevamo all'inizio, che non è un decalogo di cose da fare, un partito, una comunità, perché se una cosa dovremmo aver capito in questi 20 anni è che il governo da solo non basta, non basta. La leva del potere da sola non basta, e pensare che il compito, il ruolo, la funzione di questo partito sia rinchiudersi nelle istituzioni e da lì correggere le storture, i vizi, le manchevolezze di questa società, dopo una crisi come questa, è un disegno velleitario e sbagliato, è un modo di rinunciare alla bellezza della politica, che è conquistare milioni di persone ad un consenso, ad una forza che ti porterà dove non sei mai arrivato, e per fare questo serve un partito. E se tu ti candidi, lo voglio dire in questa città, l'ho detto in altre occasioni, ma se tu ti candidi a fare tutto questo, se tu ti candidi a portare questo paese radicalmente cambiando la sua impostazione, la sua cultura, i valori che hanno dominato sin qui, sulla frontiera più avanzata del solidarismo e dell'innovazione, e se ti candidi contemporaneamente a cambiare tutto ciò che va cambiato ed è tanto nella vita interna del nostro partito, nel nostro modo di essere, di discutere, di partecipare, se tu ti candidi a fare tutto questo, non lo fai il giovedì pomeriggio, il venerdì mattina, tempo perso, non lo fai, e non lo fai non solo perché devi dedicarti e non lo fai non solo perché devi dedicarti a quell'impegno con tutte le tue energie e tutta la tua passione, ma perché se tu racconti che rimani a fare il sindaco di una città meravigliosa, perché è il modo che ti garantirà di restare a contatto con i problemi della gente, delle persone. Mentre il segretario del più grande partito della sinistra starebbe chiuso nelle stanze fumose di Largo del Nazareno in estenuanti riunioni inutili, tu raccontando questa immagine del tuo partito e di quello che dovrebbe fare il leader del tuo partito, offendi il tuo partito. Io penso che chiunque lunedì sarà chiamato a ricoprire questo incarico così impegnativo, così faticoso, così responsabile verso tante persone, dovrà dal giorno dopo tuffarsi, letteralmente tuffarsi nei luoghi della sofferenza, del disagio, della crisi, ma anche nei luoghi dell'innovazione, della creatività, del talento di questo paese, e ricostruire quel rapporto di fiducia che in questi anni è venuto meno per tante ragioni, ma quella fondamentale forse è perché noi non siamo stati all'altezza della promessa che avevamo fatto a questo paese e non siamo riusciti a diventare ancora quello che avevamo promesso di voler diventare. Ed è la ragione per la quale oggi, se ci rivolgiamo a quella generazione di ragazzi di 20 anni che sta ai margini di tutto, della società, del mercato del lavoro, che si interroga sul loro futuro, è la ragione per la quale non gli possiamo dire: ragazzi, ragazzi miei, venite da questa parte, venite sotto questo simbolo, venite di qua, perché noi ogni 6 mesi si monta i gazebo e si fa le primarie. Loro verranno una volta, verranno due, verranno tre, ma non li conquisterai per la vita, non li conquisterai nella profondità delle ragioni della loro coscienza, ma non gli possiamo neanche dire: ragazzi, venite di qua, perché noi siamo i migliori, perché non abbiamo più le parole e gli argomenti per dire che noi siamo i migliori, e dobbiamo con umiltà riconoscerlo e chiedere anche scusa per alcune cose che abbiamo fatto, però glielo devi poter dire e ti devono credere. Ragazzi, venite di qua perché al netto di tutto, dei nostri limiti, degli errori, degli sbagli che abbiamo fatto, delle sconfitte che abbiamo subito, però venite di qua perché questa è la parte giusta, giusta, questo glielo devi dire. I valori, i principi di un mondo giusto, di una società diversa sono di qua, non sono la destra. E non sono Grillo che distrugge quello che rimane di una coesione democratica di questo paese, non è il populismo,
non è l'antipolitica, non è il conflitto con la democrazia, è la ricostruzione paziente, tenace del tessuto vitale della democrazia. Vieni di qua perché questa è la parte giusta e noi lo possiamo fare. Lo possiamo fare, guardate, credetemi, sono gli ultimi giorni, le ultime ore. Lo so che ci sono i sondaggi, lo so, sapete anche voi. Ma non fatevi intimorire, non fatevi spaventare. Conta molto questa battaglia ed è aperta. Conta molto quanti saranno quelli che andranno a votare e come voteranno e cosa semineranno e cosa abbiamo seminato noi tutti assieme in questi mesi. Siamo in grado di ripartire, l'abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato e lo possiamo fare anche dopo. Io lo farò con tutte le mie energie, con tutta la mia passione, dopo un giorno di riposo. Ma lo farò senza perdermi d'animo perché la partita è aperta e la condurremo fino in fondo. E qualunque sia il suo esito, noi abbiamo costruito le ragioni, l'impianto culturale di una sinistra che a questo paese serve, senza la quale questo paese è più fragile, è più debole, perché è vero che non c'è sinistra senza cambiamento, ma io l'ho detto anche a Roma, all'ultima assemblea, non c'è cambiamento vero senza la profezia della sinistra. E allora capite bene che questo, tutto questo, che io ho provato a raccontarvi questa sera, è molto di più di un nome o di un segno su una scheda. Però è per questo che io vi chiedo di mettervi ancora una volta in fila i gazebo domenica e di farlo quel segno, perché da quel segno dipenderà anche tutto il resto e di non dare nulla per scontato in queste ore, di telefonare agli iscritti al nostro partito, di mobilitare la rete dei circoli, di conquistare gli incerti, di convincere che non è un'occasione da perdere o perduta, ma è un'occasione da vivere e da vincere, perché se a farlo saremo in tanti, poi avremo vinto in molti e davvero lasciateli stare i sondaggi. In queste ore si decide il nostro futuro e forse anche qualcosa di più. Non certo il futuro di uno o di alcuni. In queste ore si decide l'autonomia culturale della sinistra italiana, l'autonomia culturale e politica della sinistra italiana. E non è poco. E non è poco, è tanto, è tantissimo, guardate, è un pezzo di noi. Per molti di noi è un pezzo della nostra vita, ma è un pezzo del nostro futuro. E dobbiamo saperlo, dobbiamo davvero saperlo. Io ce l'ho messa tutto in questi mesi, ma la cosa che mi ha più colpito, che mi ha dato più forza, più conforto, è sapere che le persone che in questa partita, in questa occasione, avevano scelto di stare da questa parte, beh, non ci sono possibilità di equivoco, no, questa volta, rispetto alle condizioni di partenza. No, la voglio dire, chi ha scelto di stare da questa parte non l'ha fatto per convenienza, no, diciamoci. Non l'ha fatto per convenienza. Non l'ha fatto per convenienza, l'ha fatto per convinzione. E credetemi, questo fa la differenza. Dentro di noi, dentro ciascuno di noi fa la differenza. Adesso c'è un ultimo passo, dai, che ci si fa.